Tutto può succedere 3, oggi in onda un nuovo appuntamento con la fiction, la puntata può essere seguita in streaming e in replica su RaiPlay. Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Tutto può succedere 3, la terza stagione della fiction che narra della storia della famiglia Ferraro è giunta alla terza puntata. Emma e il marito sono in disaccordo per la decisione della moglie di lasciare la casa, e Sara e Alessandro hanno avuto una sbandata sentimentale. Le anticipazioni di oggi, la diretta streaming e le repliche su RaiPlay. Tanti cambiamenti per i Ferraro. Nel primo episodio del terzo appuntamento, Sara è sempre più affascinata dal suo capo Francesco, ed è confusa per quello che prova. Andrea e Ambra si sono riavvicinati, mentre Denis è stupito perché le ragazze della sua scuola mostrano molto interesse per lui. Max decide di candidarsi alle lezioni studentesche, e vive questa nuova esperienza come un momento molto importante per lui. Serena ha conquistato completamente la mente di Alessandro che vorrebbe vivere la storia con la donna anche a costo di lasciare la sua famiglia. La figlia di Alessandro, però, ha in mente un piano che potrebbe stravolgere le intenzioni del padre. La decisione di vendere la casa dei Ferraro crea un insanabile conflitto tra Ettore ed Emma, ma dopo il furto la povera donna non riesce a riprendersi dallo shock e vuole trasferirsi. Denis è disorientato dalla decisione della madre Sara di anticipare il suo trasloco da Marco, nella fretta della donna si nasconde la paura per i sentimenti che nutre per il suo capo Francesco, dopo un bacio che c'è stato tra i due. Federica riesce a salvare la sua famiglia e ad aiutare suo padre, prima che succeda l'irreparabile e lui compia un gesto di cui potrebbe pentirsi amaramente. Carlo rivede una sua vecchia conoscenza, ed Ambra per non pensare ad Andrea si butta anima e cuore nello studio. Repliche puntate precedenti e ascolti del 25 giugno. La nuova puntata di Tutto può succedere 3 oltre alla messa in onda televisiva, può essere seguita in diretta streaming su RaiPlay, il sito dove si possono anche seguire, dopo la puntata in prima serata, le repliche di tutte le fiction e serie TV della Rai. Per rivedere le puntate dei programmi basta usare un tablet o un PC o uno smartphone. Inoltre, le fiction vengono riproposte su Rai Premium, ma la guida TV del canale non offre la programmazione dei programmi mandati in onda, in questo periodo il canale sta trasmettendo di venerdì le repliche de Il Capitano Marino, la fiction con Vanessa Incontrada. La fiction Tutto può succedere 3 nella seconda puntata ha subito un leggero calo di ascolti, è stata seguita da 3 milioni di telespettatori e registrando il 15,1% di share, mentre la prima puntata aveva superato i 3,2 milioni di spettatori. La fiction non sta registrando ascolti esaltanti, ma comunque fa dei risultati discreti.